L'arte nella sua forma più autentica, la tela, niente meno che il porto di Fano. C'è soprattutto questo alla base di un nuovo progetto che prevede la riqualificazione dell'area portuale attraverso numerosi esempi di cittadinanza attiva. Si chiama, non a caso, Porto Futuro. L'idea è quella di concedere una seconda giovinezza ai capannoni che campeggiano nella zona. Strutture dall'estetica industriale da rivitalizzare attraverso l'arte, così da trasformare l'area in un polo creativo. Sì, ma anche in un'attrazione per turisti. Il progetto Porto Futuro nasce da un'idea comune mia e di Filippo Rosati, di Umanesimo Artificiale, e praticamente prevede il riabbellimento di alcune facciate del porto di Fano attraverso una ripitturazione attraverso murales di artisti nazionali e internazionali con l'aggiunta della realtà aumentata. L'hanno già fatto diverse capitali europee, ora tocca alla Città della Fortuna. Si comincia questo mese con dei laboratori aperti per la realizzazione di un dossier sulla base del quale alcuni street artist proporranno dei bozzetti, poi valutati da una giuria per la successiva realizzazione dei murales sui due capannoni di fronte al Pesce Azzurro. Opere che prenderanno letteralmente vita attraverso i nostri smartphone grazie alla realtà aumentata. La realtà aumentata fondamentalmente consiste nella realizzazione, oltre al murales, di un QR code che rappresenterà poi l'animazione del murale stesso. Tutto questo lavoro ovviamente sarà agevolato e compartecipato dal Comune di Fano, dalla Regione Marche e dalla Fondazione Carifano. Vedrà anche la realizzazione di diversi eventi collaterali come performance installative di vari artisti, sempre nazionali e internazionali, all'interno del porto di Fano, e vedrà anche la realizzazione di alcuni eventi di musica e di partecipazione cittadina a questi eventi, grazie anche alla realizzazione di momenti di condivisione attraverso eventi fieristici con food track e attività per i bambini e quant'altro. Questo progetto verrà realizzato durante l'arco di tutta l'estate, quindi partirà da maggio e terminerà in agosto. Siamo ad annunciare oggi un progetto strutturato che riguarda la nostra città e come destinazione nello specifico alla zona del porto, che si realizzerà attraverso sia un'opera di street art di alcuni edifici privati, e quindi per quanto riguarda l'abbellimento e il miglioramento di un'area che a volte sembra dismessa ma non lo è, perché all'interno ci vivono delle realtà, ci sono delle persone che ci lavorano e lavorano proprio per il nostro mare, per rendere produttiva anche la nostra città. È un processo che sarà partecipato da tante realtà e sarà quindi la sintesi di tutto un dialogo che avremo con i bambini, con gli anziani, con le persone che riguardano, che comunque vivono all'interno di associazioni culturali, ma anche associazioni marinarie. Saranno proprio loro a darci le indicazioni su come poter fare, poi esprimere i nostri artisti nazionali e internazionali che si candideranno a questo progetto. È chiaro che parallelamente a questo, proprio perché è un progetto partecipato, ci sarà anche un momento di vera festa, con determinate iniziative che si svolgeranno nel perimetro dell'area. La Regione Marche sostiene con 35.000 euro questa bellissima iniziativa futuristica che parte da Umanesimo Artificiale e da Carnegie Eventi in collaborazione con il Comune di Fano. È veramente un progetto innovativo che coniuga giovani, arte e innovazione. Quindi da parte nostra ci siamo e ci saremo, è veramente siamo felici di contribuire in maniera sostanziale a questo importante progetto.